29 maggio 2023, nell'ambito del Festival dello Sviluppo Sostenibile 2023 organizzato presso la Biblioteca Clavio di Taranto dall'ASVIS, Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, si è svolto il workshop dal titolo Cibo, Territorio e Sostenibilità, nuove strategie e politiche ambientali per nutrire le nostre città. Sono intervenute molte personalità di spicco politiche e di settore, tra cui Tiziana Grassi, curatrice del panel con le imprese alimentari sostenibili del territorio, Enza Tomaselli, ex insegnante di biologia, l'assessore all'ambiente del comune di Taranto Laura Di Santo, Epifanio Anastasia, titolare dell'omonimo cantoio oleario, Carmen Valente, del Salento delle Murge, Luciano Carriero, del presidio Slow Food sulla Cozza Tarantina, ed Emilia Blasi, impresaria nel campo della viticoltura a Grottaglie. Servizio del caporedattore Roberto De Giorgi per Corriere di Puglia e Lucania. E quindi introduco la dottoressa Carmen Valente, il Salento delle Murge, progetto Civitas Cibi, prodotto a chilometro zero, se ci vuoi raccontare. Prima di parlare di Civitas Cibi, due parole su Salento delle Murge. Salento delle Murge è una rete di imprese, una rete formale, siamo 24 imprese, la rete è iscritta in Camera di Commercio e quindi è paragonabile ad una società. Quindi siamo soggetti a tutti quei vincoli e adempimenti di tutti gli enti commerciali. Quello che facciamo è realizziamo percorsi esperienziali all'interno delle aziende, sono per lo più percorsi che mirano a far conoscere le produzioni agroalimentari, anche le produzioni artigiane del nostro territorio e a farle diventare attrattori turistici. L'obiettivo è sicuramente far conoscere anche a noi stessi, noi che siamo locali, ma anche della provincia pugliesi, perché le nostre produzioni sono particolari. E poi naturalmente attraverso la conoscenza innescare anche dei processi di vendita dei prodotti stessi. Noi siamo nati in piena pandemia, siamo diventati attivi perché siamo stati finanziati dalla Regione Puglia, al settore agricoltura, perché l'obiettivo di questo bando era quello di mettere insieme le aziende agroalimentari con le aziende del territorio che offrono servizi turistici. Quindi siamo stati costretti a seguire un po' quelli che erano i tempi della Regione. Quindi la Regione a maggio del 2020 ci ha detto dovete diventare attivi, quindi Covid, non Covid, chiusi, rossi, verdi, cioè niente, dovete diventare attivi e abbiamo seguito un progetto concluso leader. E quindi abbiamo svolto una serie di attività promozionali perché il progetto ci finanziava quello per far conoscere il nostro brand. Ecco, sono veramente orgogliosa perché adesso è diventata una realtà importante del territorio. Ormai veniamo contattati da tour operator soprattutto americani, ecco, in questo periodo, che ci stanno chiedendo di formulare dei cataloghi e dei prezzi per loro a partire dal 2024, perché comunque il settore del turismo cioè, viaggia sempre un anno dopo. Ecco, non uno, ma ce ne sono due o tre, quindi noi che siamo una piccolissima realtà, cioè quasi niente, e ho avuto questa forza trainante, grazie anche al feedback che mi veniva dato dalle aziende, ecco, è importante anche parlarne e far conoscere. Quindi detto questo, sul Salento delle Murge, che comunque è collegato con quelli che sono gli argomenti di questa giornata, parlo di Civitas Cibi, che è un progetto che abbiamo scritto insieme anche ad Emilia e ad altre persone, perché quello che si va a focalizzare è il problema dei produttori agricoli. Purtroppo tante volte le aziende quando iniziano le produzioni sostenibili arrivano a un certo punto e non ce la fanno più. Non ce la fanno più perché? Perché le aziende del nostro territorio, il 98% delle aziende sono micro, quindi significa
al di sotto dei 10 dipendenti e al di sotto di un fatturato di 2 milioni di euro in base ai parametri dell'Unione Europea. Però in realtà la maggior parte di queste aziende sono a gestione familiare, quindi parliamo di una media di 3-4 dipendenti. Quindi le aziende o si occupano e ci mettono la passione nel fare delle produzioni sostenibili, non riescono per mancanza di conoscenze, competenze, di risorse umane, ma anche di risorse economiche nell'andare a, come dire, ad assumere delle persone che comunque possano farlo, non riescono a trovare dei sbocchi commerciali. Quindi cosa succede? Che finita la passione, quando arriva a fine mese, quando arrivano le spese, quindi quello che succede è che o cambiano lavoro o vanno via, oppure ancora decidono di produrre in maniera convenzionale, perché comunque la produzione sostenibile è difficile. Quindi in quel momento Emilia si stava approcciando a fare queste tipologie di discorsi, quindi la difficoltà è trovare uno sbocco commerciale. Quindi l'idea di Civitas Cibi è quella di mettere insieme i consumatori locali con i produttori locali. Quindi nell'ambito del progetto noi è un processo partecipativo, quindi noi chiediamo ai consumatori: ma voi qual è il sistema che secondo voi, in base alle vostre esigenze, va meglio per fare in modo che voi troviate questi produttori agricoli? Ecco, questa è la cosa difficile, perché a me personalmente, presa dalla frenesia del lavoro, come dicevo, qualcuno arriva a Normina, lasci l'ufficio, vai a fare la spesa e poi magari alle 10 devi essere a prendere i ragazzi a scuola. Quindi per me personalmente, andare a trovare un piccolo contadino in una campagna per raccogliere o per comprare è impossibile. Quindi io do la mia risposta, però se tutti insieme diamo le nostre risposte, vediamo di creare un sistema agevole perché ci sia questo punto di incontro, questa conoscenza. Quindi abbiamo preparato dei questionari che stiamo somministrando. Quello che sta uscendo fuori è la tecnologia, le etichette, cioè avere delle etichette attraverso cui, o dei sistemi anche di recensione dove praticamente ogni consumatore recensisce un produttore. L'obiettivo è anche quello di mettere insieme anche la ristorazione, perché anche i ristoratori sono importanti nella scelta delle materie prime, no? Quindi materie prime locali, di qualità, e anche in quello abbiamo trovato tanto spazio aperto. Ecco, io non continuo perché so che i tempi sono brevi, però veramente c'è tantissima strada da fare. Questi progetti sono un supporto che danno un aiuto alle aziende per incanalarsi, però sono sempre pochi e pochissimi, quindi è necessario proprio fare aggregazione fra le scuole, le istituzioni, gli operatori locali, gli operatori del terzo settore, per poter innescare quello che diceva Enza, il cambiamento, proprio l'atteggiamento che deve cambiare. Grazie. Io sono qui in veste di produttrice, quindi vi posso raccontare come si produce il cibo, l'oggetto, no? Si parla di cibo sostenibile, ma è bello parlare di cibo sano. E qui racconto la mia storia, perché altrimenti io ero una ragazza come tante che ha vissuto, nata nella provincia tarantina, Grottaglie, a 18 anni è andata via per cercare fortuna, per cercare lavoro, per cercare queste prospettive di sviluppo che sembravano essere molto lontane da questo territorio. Sono stata 16 anni a Roma, ho fatto un percorso di studi, lavorativo, un contratto a tempo determinato, tutto bellissimo, ma c'era qualcosa che mi tirava sempre giù, ed era il rapporto, il legame con la terra che mi avevano trasmesso i miei genitori, la mia famiglia, e quindi ho deciso a un certo punto della mia vita di fare una scelta. Ho scelto di tornare, perché ho visto delle opportunità, ho visto delle scelte di vita che più erano, si avvicinavano a quelli che erano i miei valori, e quindi ovviamente abbracciare tutti quei temi della sostenibilità, del territorio che vedevo, sentivo dentro di me. E quindi ho fatto questa scelta, sono tornata con il sogno di creare
creare un'azienda. Perché creare un'azienda? Perché dovevo lavorare. Il discorso è quello: tu vieni dalla terra, c'hai l'orto, c'hai la vigna, quello che vuoi, ma il problema qual è? Creare sviluppo, creare un'azienda, creare un'opportunità di lavoro per me e anche per quelli che adesso sono i nostri collaboratori. Quindi ho creato insieme alla mia famiglia, anche all'aiuto di tante persone che mi sono state vicine nella costruzione di questa azienda e di questo percorso, nel fare rete proprio, perché ognuno ha le sue competenze e tutti insieme si può arrivare ovviamente a creare qualcosa di più grande. Sono stata da subito beneficiaria in questo territorio di un progetto di sviluppo sociale e quindi ho fatto questo corso dove ho scoperto che c'era, oltre al biologico, un altro modo di fare agricoltura. Me ne sono innamorata, si chiama agricoltura organico rigenerativa, quindi sono riandata fuori, ho fatto dei corsi di formazione, ho cominciato a sperimentare in quelli che erano i nostri terreni di famiglia. Ad oggi abbiamo un'azienda, è un'azienda prettamente familiare, produciamo il nostro prodotto di punta, dico sempre, è l'uva da tavola, perché siamo in una zona vocata dell'uva da tavola, ma solo noi produciamo uva ad agricoltura organico rigenerativa, che sono delle tecniche assolutamente non sostenibili, ma di più vanno incontro a quelle che sono le problematiche del cambiamento climatico. Quando abbiamo cominciato eravamo un po' visionari, eravamo un po' lontani da quello di cui invece oggi parlano le PAC, gli ecoschemi e tutto quello che c'è dietro. Noi siamo oramai avviati su questo punto di vista, la stoccaggio di carbonio, tante cose tecniche che ora non sto qui a dirvi. Quindi siamo stati un po' visionari in questo, in realtà la visione ci ha dato ragione. Commercializziamo il nostro prodotto perché noi producevamo principalmente l'uva, in realtà abbiamo anche un orto biodiverso, quindi abbiamo creato la nostra banca semi, quindi tuteliamo la biodiversità, il passaggio, abbiamo il paesaggio, abbiamo le api in vigna, organizziamo i percorsi esperienziali grazie alla rete Salento delle Mugge perché abbiamo aperto le porte alla nostra azienda. E a un certo punto abbiamo deciso di commercializzare anche da soli il nostro prodotto, che è una cosa rara per chi conosce un po' il mercato dell'uva da tavola, comunque dei mercati all'ingrosso, è una cosa difficilissima soprattutto per piccole aziende. Abbiamo il nostro brand e commercializziamo la nostra uva in tutta Italia, abbiamo anche siamo anche vicini ai mercati esteri perché insomma, non è molto facile, però ci stiamo arrivando. E con l'obiettivo non solo di tutelare l'ambiente, di sviluppare questo territorio e di dare in questa occasione, di cui ovviamente ringrazio per avermi invitata, la testimonianza del fatto che questo territorio ha tanto, la mia personale esperienza lo dimostra, sono testimonianza del fatto che si può vivere del proprio lavoro sviluppando le opportunità di questo territorio. E ad oggi quello che è il nostro obiettivo è cibo sano, sostenibile, food, quello che vogliamo, cibo sano. È possibile produrre cibo sano alla portata di tutti, perché il cibo sano non deve essere solo una cosa d'elite, dei piccoli, dei grandi marchi, dai prezzi intoccabili. Noi tutti possiamo mangiare del cibo sano, conoscendo le aziende del territorio, andando nelle aziende, quindi venite anche da noi, perché noi, grazie al vostro sostegno, possiamo continuare, possiamo sviluppare questo territorio, dare un contributo allo sviluppo di questo territorio, nella tutela dell'ambiente e vivere tutti meglio, perché ovviamente no? È questo uno delle grandi sfide di oggi, come si può vivere meglio? Partiamo dal cibo e quindi partiamo dalla terra. Grazie. Io sono il titolare di questa azienda olearia, siamo in provincia di Taranto, Fragagnano. La nostra è un'azienda ormai di terza generazione, perciò noi viviamo nell'olio d'oliva da una vita, insomma, perciò facciamo sempre il nostro mestiere. Io vorrei fare una piccola introduzione, prima di iniziare la parte tecnica, e spiegare come facciamo un buon olio d'oliva. Tutto nasce da una passione. Io dico sempre che per poter fare la roba buona devi amare a fare il proprio mestiere, perché l'olio se ne vende tanto. Praticamente per fare un buon mestiere bisogna amare il proprio mestiere, non lo amiamo. Tant'è vero che nella mia azienda io e mia moglie non era manco nella nostra zona, perciò era di Roma, perché quando è venuta per lei era un mondo tutto nuovo, però si è appassionata, tant'è vero che ci siamo acculturati, diciamo, in qualche maniera, abbiamo fatto dei corsi, adesso siamo assaggiatori professionisti, anzi addirittura mia moglie è un capo panel di assaggio dell'olio,
è stata partecipata in qualche nostro incontro. Bene, noi abbiamo un'azienda, abbiamo investito sulla nostra azienda a fare un impianto di estrazione a freddo senza aggiunta d'acqua. Quindi noi facciamo effettivamente una lavorazione come se noi spremessimo proprio le olive con le mani e esce l'olio. E cioè non c'è nessuna aggiunta, diciamo così, di corpi strani, tipo acqua, se noi lavoriamo con la stessa consistenza di acqua di vegetazione, noi riusciamo a tirare l'olio fuori. Questo che cosa comporta? Qualitativamente. Intanto recuperiamo tutti i fenoli, polifenoli, che praticamente sono la parte buona dell'olio, mentre prima quei vecchi impianti si disperdevano nelle acque di vegetazione, adesso noi riusciamo a mettere nella nostra bottiglia un olio carico di polifenoli. I polifenoli sono la parte buona, tutti noi sappiamo che cosa significa bere un buon olio dell'olio. Il problema è, sai che cos'è? Io tutte volte sento i discorsi, no? Noi purtroppo viviamo, noi siamo piccole aziende, come diceva Carmen, aziende che purtroppo per essere sul mercato dobbiamo fare per forza la roba buona. Se fai la roba buona, però per entrare nel mercato con la roba buona devi veramente fare dei sacrifici, perché quando ti incroci col supermercato per vendere la bottiglia a 5 euro, quando noi già, quando esce dal separatore già ci costa 7 euro, proprio la zona verde, però diventa difficile. Però insomma, con la passione, piano piano, col salento delle murge, speriamo molto in tutto questo. Beh, siete invitati, se qualche giorno chiamate Carmen, come no, sarebbe bello. Noi ci siamo in qualche maniera anche attrezzati in azienda per ospitare i nostri clienti, i turisti e tutti quanti. Grazie. Niente, io vorrei fare un piccolo riassunto degli ultimi anni della mitricoltura tarantina. Nel 2011, fino al 2010, questo settore era il fiore all'occhiello della nostra città. Addirittura nel 2009 ci fu un Guinness, quindi abbiamo vinto un Guinness dei primati, un'impepata di cozze di 3 tonnellate. Il primato lo detenevano i francesi, quindi ora il primato è nostro. Quindi ci fu questo grande evento all'Ipercop all'epoca con il sindaco Stefano, si fece questo grande evento. Quindi la cozza tarantina era arrivata all'apice. 2011, come sappiamo tutti, ci fu l'ordinanza dell'ASL che, diciamo, fu interdetta la produzione di cozze nel primo seno del Mar Piccolo. Da lì è partita l'odissea dei mitricoltori. Cosa è successo? Per 4 anni i produttori producevano cozze e puntualmente ogni anno veniva buttata lì con l'amio dentro dei compattatori e portata in discarica. Oggi siamo tutti ambientalisti, oggi tutti capiamo, tutti sappiamo l'inquinamento. All'epoca noi mitricoltori e molta gente di Taranto ancora non avevamo la coscienza, non avevamo capito il dramma che stavamo vivendo. Quindi questo settore era stato azzerato. Ai mitricoltori tarantini, già che esistono ancora, li dovevano premiare. Questa categoria di ragazzi che, togliendo risorse alle famiglie, sacrifici in mezzo al mare, un'immagine, forse l'unico settore che dà un'immagine positiva alla nostra città, perché finalmente la politica oggi, l'amministrazione Meloci l'assessore Manzoni, pure che a volte mi scontro con tutti, io purtroppo mi rendo conto, sono un po' fastidioso, do fastidio, però forse sono una risorsa per loro, che gli do molte gli do molto lavoro. Però diciamo dallo scontro deriva il confronto e quindi la soluzione. Però io vorrei che tu raccontassi oggi, perché per me è stato un momento straordinario, no? Quello che è avvenuto a Torino, a Terra Madre. Stavo raccontando prima la parte, diciamo, drammatica, poi racconto quello che avvenne. Diamo anche le belle notizie. Quelle che stiamo facendo, però non possiamo dare solo le belle notizie. Dobbiamo far capire
quello che è il passato, quello che, si è, che ci hanno il dramma che i viticoltori passano. Adesso io non sono molto abituato a parlare, quindi se perdo il filo. Quindi niente, stavo dicendo, quindi questa categoria è stata, ha pagato la cattiva informazione, perché sui giornali, sui titoli si scrivevano cozze alla diossina, solo una piccola area è stata interdetta alle produzioni, tutto il resto è super controllato, anzi il prodotto allevato a Taranto oggi è il più sicuro in assoluto, proprio per i problemi ambientali che abbiamo. Le analisi che vengono fatte sui nostri prodotti non vengono fatte in nessuna parte del mondo. Se poi il consumatore va a comprare le cozze agli angoli della strada è un suo rischio, diciamo, però, e a volte i viticoltori pagano anche la cattiva pubblicità, perché quando fermano una macchina con del prodotto che giustamente viene sequestrato, viene tratto in ballo le cozze d'Arantia, i viticoltori, ma lì i produttori di cozze non c'entrano nulla. La categoria dei produttori è un'altra cosa. Noi produciamo con cooperative in regola, con concessioni demaniali, con licenze di barca, assunzioni, quindi siamo una categoria a parte, però paghiamo il disagio anche di altre, della parte commerciale oscura, grigia, come diceva, che questa, diciamo, è un problema che piano piano stiamo cercando di risolvere. Allora, questo è il dramma che ha passato, diciamo, la categoria della viticoltura a mare. Oggi, grazie a Slow Food, 3 anni fa fu contattato dai dirigenti di Slow Food e mi proposero questa operazione sulla cozza tarantina con il marchio Slow Food. Io subito ho visto l'opportunità per il settore, quindi è iniziato questo percorso con il comune di Taranto e con Slow Food. Abbiamo sperimentato una rete biodegradabile, in più stiamo sperimentando anche un altro prodotto innovativo che è la canapa, quindi i viticoltori di Taranto hanno cambiato rotta, ora sono più sensibili alle tematiche ambientali, perché proprio per tutti i guai che abbiamo passato, ora la categoria dei viticoltori si vuole riscattare e si sta riscattando, quindi sta trattando il Mar Piccolo come se fosse casa propria. Quindi questo è il nostro diciamo obiettivo, tutelare il mare. Questo, noi partiamo di qua e i ragazzi, la nuova generazione è proprio diciamo orientata su questo. Noi come Confcommercio, io sono anche presidente dei viticoltori e pescatori per Confcommercio. Cosa, con i tecnici di Confcommercio abbiamo presentato un progetto alla Regione Puglia, l'assessore Pentassoglia non c'è, se non lo ringraziamo personalmente, sulla formazione dei viticoltori, cosa che non si è mai vista, non è mai successa a Taranto. Quindi noi con questo progetto che è stato finanziato stiamo formando la nuova categoria, la nuova generazione di produttori, perché se uno pensa di fare ancora impresa con i vecchi metodi o niente, va formata. Quindi abbiamo puntato anche, è un corso di 900 ore, quindi i viticoltori sono felici perché gli rimane un bagaglio di cultura. Quindi è un progetto molto importante e di cui per noi questa è la partenza. Questa è la partenza. 2 anni fa c'è stato il primo incontro a Slow Fishage con l'amico Paolo, all'epoca assessore all'ambiente, che fu
mi venne a Genova a visitare lo stand della Regione Puglia tramite il Comune di Taranto come rappresentanza del Comune. In una tavola si stava parlando e io uscì così parlando tra amici, dissi: Paolo, questo evento lo dobbiamo portare a Taranto. Disse: Lucia, questo dobbiamo fare. E oggi so che ad ottobre ci sarà Slomed a Taranto, quindi è un'idea partorita, no? Si può dire partorita su quel tavolo. Quindi è importante, come dire, parlare. Ci dobbiamo incontrare più volte, confrontarci, perché parlando escono le idee, escono i progetti e le città crescono. Diciamo, questo è quello che mancava in passato. Questo, dobbiamo dialogare molto, molto di più, e questo secondo me è il momento giusto. Quello che si è fatto in questi due o tre anni, non si è fatto in 50 anni di lavoro. Io parlo sempre del mare, non si è fatto mai niente al mare. Noi paghiamo 30 anni di abbandono perché nessuno se ne è accorto che il mare fa parte della città. I mitricoltori fanno parte della... Questa amministrazione se ne è accorta, perché se non cresce il mare, se non puliamo il mare, un mare pulito dà un'immagine positiva anche alla città. Un mare pulito crea turismo, un mare pulito crea opportunità. Quindi questa amministrazione finalmente se ne è accorta. Quindi quello che abbiamo fatto in questi anni non si è fatto mai in tanti anni. Cosa è successo? Abbiamo fatto, ve li elenco le ultime. Quindi il progetto sulla formazione dei ragazzi, dei produttori, che non si era mai fatto. Il Comune di Taranto, finalmente questa amministrazione ha emanato un'ordinanza di divieto di immersione di cozze provenienti da altri comparti, tutelando il nostro mare. Grazie al contributo del CNR, gli chiesi tramite Confcommercio, gli feci una richiesta e mi scrissero una relazione tecnico-scientifica che io, appena mi è stata consegnata, il giorno stesso corsi in associazione. Presi. Luciano, se intervengo, però è straordinario quello che avviene, perché oggi la dottoressa Magdaleo e la dottoressa Esther Cecere sono qui da stamattina, stanno seguendo. Questo vuol dire che si opera in sinergia col CNR, si opera in sinergia con le associazioni, si opera in sinergia con i mitricoltori, e nulla è per caso. Ecco la collaborazione della quale noi stamattina abbiamo parlato con l'assessore Pentassuglia, è importante questo. Si opera anche con la Marina e con la Capitaneria di Porto, il consigliere Fusco la delega all'area marina protetta, quindi questo è importante perché, ma lo faccio dire al consigliere Fusco cosa si farà nei prossimi giorni. Domani sì, abbiamo dopo mesi di stalkeraggio al MASE, al Ministero appunto dell'Ambiente e della Sicurezza Marina, siamo riusciti ad ottenere con la Direzione Ambiente, l'assessore di Santo, il dottor D'Adamo, non l'ingegnere D'Adamo, il dottor D'Adamo, siamo riusciti ad ottenere finalmente il primo incontro istituzionale con il dirigente dottor Maturani per iniziare a progettare e istituire la prima riserva marina a Taranto, perché in Italia ce ne sono 30 e non c'è 30. Quindi faremo la 31esima riserva marina proprio a Taranto e proprio nel Mar Piccolo, perché anche questo sarà turismo, il volano del turismo subacqueo e del turismo in genere, perché anche chi non ha molte pratiche di mare, però sicuramente vedere i pesci, voglio dire, che proliferano e nuotano all'interno di una zona protetta dove uno li può ammirare e fotografare. Noi lo facciamo in altre zone d'Italia, quindi verranno gli altri a farlo da noi. E in merito di turismo, appunto proprio ieri, appunto proprio perché Taranto
e prolifera di questa transizione, di questo cambiamento, oltre tutti quanti che sicuramente conoscete, lì c'è stato Battiti on the road, Battiti live a Taranto, c'era anche Checco Zalone e Morrebbe, non come ospitata d'artista ma proprio come ospite. Io vi devo salutare, mi scuso, purtroppo un impegno mio personale, e vi auguro buona continuazione. A proposito, Giuseppe Fiusco, prima che tu vada via, Giuseppe, volevo dire, hai citato il Marco D'Adamo, che ringraziamo, così come Gianni De Vincentis, perché ricordiamo che voi, tu Giuseppe, l'assessore Di Santo, state portando avanti un progetto importante costituendo Parco Naturale del Mar Piccolo, e a questo proposito non posso non ringraziare Esther Cecere con Giuseppe Portacci, ma anche la Di Leo, per i progetti importanti che stanno facendo sulle dettine sostenibili, perché se noi adesso stiamo andando verso un minore impatto è grazie a questo grande lavoro di ricerca che state facendo. Grazie. Immaginate, noi alleviamo cozze in un'area protetta. Immaginate che valore aggiunto avrà la cozza tarantina. Quindi siamo gli unici a allevare e siamo gli unici autorizzati. Nel Mar Piccolo è autorizzata soltanto la mitricoltura. Quindi è un momento storico questo per riprenderci quello che in tanti anni c'è stato, diciamo, tolto. Questo è quello, l'augurio che do ai mitricoltori, perché è una categoria che merita, è una categoria di fan. Io parlo, mi emoziono quando parlo, perché c'è molta sofferenza negli ultimi anni, gli ultimi 10 anni, 12 anni, è un settore che si è impoverito tantissimo, e allora ci sono tante famiglie storiche, ragazzi che allevano questo prodotto, e gli dobbiamo stare vicini. Questo è quello che è la nostra sfida, questo deve essere. Ma il tuo augurio va anche ai tarantini, perché noi siamo dei voraci consumatori della cozza tarantina. Io quando la mangio, io non la mangio fuori, quella di altre località, perché sciapina, cioè è il sapore. Esther, questo noi, ringrazio Slow Food per aver, come dire, ridato la... L'identità alla cozza tarantina, perché c'è molta disinformazione. Raccontaci del vasetto a Torino. Sì, c'è molta disinformazione, molti vendono cozze greche confezionate a Taranto e il consumatore viene tratto in inganno. Questo non succederà più, perché nei prossimi giorni, appena i mitricoltori, diciamo, stiamo aprendo un centro di spedizioni che verrà messo a disposizione dei produttori. Quindi uscirà la cozza tarantina col marchio Slow Food, e quella è la vera cozza tarantina. Quindi il consumatore non verrà tratto più in inganno, perché abbiamo ridato l'identità al nostro prodotto. Un'altra diciamo novità dei produttori, perché stiamo puntando sulla trasformazione. Lo presenteremo a Genova, il sugo con cozze tarantine. In pratica sta nascendo questo connubio tra in questo barattolino troverete il pomodorino di Mandoria, Presidio Slow Food, la cozza tarantina, Presidio Slow Food, olio extravergine, Presidio Slow Food. Quindi sta nascendo questa conserva proprio per far arrivare più lontano possibile, per assaggiare il nostro prodotto oltreoceano. Abbiamo già ordini da New York, dai Emirati Arabi, sono stato contattato già dai buyer di Costa Crociere MSC, quindi parliamo di Costa Crociere MSC in tutto il mondo, quindi vogliono la cozza tarantina a bordo. Questo è un riscatto per Taranto, è un riscatto perché fino a qualche anno fa nelle pescherie pugliesi anche si leggeva: qui non si vendono cozze tarantine. Era cambiato ancora. Oggi tutti, anche sui social, io
anche chi non, dove no, io so per certo che non sono cozze tarantine, qui vendiamo cozze tarantine, ma qui facciamo la dice, non da poco, fazzi, facciamolo parlare un altro poco, il tempo che esce l'etichetta Slow Food, e poi proteggeremo il nostro prodotto e i nostri produttori. Grazie. Io sono una donna molto di terra e molto di mare e molto pratica. Allora, il mio percorso è stato come insegnante di biologia per quasi 40 anni, un tecnico commerciale e guida turistica della Regione Puglia, e nel tempo ho creato dei percorsi. Questi percorsi però mi è piaciuto nel tempo arricchirli con il cibo, non voglio dire il food, voglio dire proprio il cibo, perché io ritengo che sicuramente la sostenibilità, il cibo, il territorio sono temi strettamente correlati che passano attraverso l'educazione ambientale. Quindi i ragazzi sono già formati con l'educazione ambientale, dovrebbero essere formati con l'educazione ambientale a questi temi, a connetterli fra di loro. Pensiamo alla popolazione adulta, quella che è uscita fuori dalla scuola. Come fa in qualche modo a essere educato a questi temi? Perché finché questi temi ce li raccontiamo fra 10 persone, sono importanti senz'altro, però dobbiamo creare ponti, ponti con la popolazione, quelli che mancano secondo me. Come si creano i ponti con la popolazione? Con le buone pratiche, con le attività semplici che avvicinano la popolazione a questi temi. Allora, grazie al cielo, negli ultimi anni ci sono state persone particolari che hanno investito il proprio tempo, il proprio sapere e la propria anche tasca in attività che sono veramente importanti per educare la popolazione a un cambiamento di atteggiamento, perché questo occorre fare, cambiare l'atteggiamento nei confronti del cibo, del consumo in genere. Consumo che non è soltanto alimentare, ora stiamo parlando di consumo alimentare. Nel mio piccolo, quello che ho potuto fare sono stati percorsi che hanno voluto valorizzare il cibo sano e come arrivarci. Un esempio, tanti esempi, il villaggio delle Galline Felici, no? Quello dove il ragazzo che ha lasciato il suo lavoro di informatico mette le galline felici belle a razzolare. Quello ti fa capire, quando tu vai là, che quelle galline, le loro uova, sono sicuramente un buon cibo per te, ma sono felicità per quelle galline. Cioè, il cambiamento di atteggiamento, l'attenzione al territorio, l'attenzione agli animali e a tutto, fa sì che noi ne abbiamo in salute. Quindi pian piano si incomincia a cambiare l'atteggiamento. Per esempio, sulla Circo Mar Piccolo, col WWF, abbiamo sviluppato non più soltanto i percorsi tra Turo delle antiche sorgenti, l'anello di Papa Angelo e quant'altro, abbiamo messo insieme le vie mellifere dell'Ascodelo, per dire, guardate, una Di Mauro, no? L'azienda Di Mauro, che era così importante nella zona di Massafra, lì non può più andare avanti perché non ci sono più le condizioni, le api non sono più ben accette perché le condizioni sono cambiate. Nella Circo Mar Piccolo invece ci sono le condizioni e quindi la via mellifera. E allora, attraverso l'emozione, eccetera, eccetera, si cambia l'atteggiamento delle persone, perché si fa capire che quanto è importante questo avvicinamento a una buona pratica. Cioè, dimenticare di prendere il carrello e riempirlo di tante cose, con conservanti, erbicide, se quest'altro, e incominciare a far entrare il taro, perché il carrello noi continueremo a riempirlo, perché la vita è fatta ormai del carrello del supermercato. Però, piano piano, possiamo incominciare a fare delle scelte. Per esempio, con Salento delle Murge, che mi è piaciuto tanto avere qua vicino, no? Salento delle Murge ha promosso tutta una serie di percorsi che diventano una strategia, uno strumento per avvicinare la gente, non solo il turismo, ma il famoso turismo sostenibile, ma anche la gente comune della città, la popolazione stessa, nei fine settimana, ad avvicinarsi a vedere, io l'olio che consumo, ma so leggere un'etichetta, da dove viene, ma io che vivo nella Puglia, ma possibile che dovrei prendere l'olio da altri paesi? Io che
che ho la possibilità di prendere l'uva a chilometro zero, è possibile che devo andare in altri paesi, cioè incominciare a questo, ad avvicinarsi a questo turismo, a questo consumo consapevole. E noi siamo fortunati perché siamo la terra della Puglia, dove ho giallo oro, verde olivo, blu cielo mare, cioè non è possibile che le nostre farine devono venire dall'Ucraina. Allora educare le popolazioni, la nostra intanto, la nostra comunità, a un consumo consapevole, avvicinando i nostri produttori, facciamo bene alla nostra terra, facciamo bene al nostro organismo, facciamo bene alla terra, facciamo bene agli animali. Ecco, allora noi dobbiamo cercare, secondo me, quegli strumenti, quelle strategie affinché queste parole, questi incontri non siano soltanto parole, siano praticamente, entrino nel cuore, nell'emozione delle persone e cambino il loro atteggiamento nei confronti di se stessi, perché scegliere queste persone, tutti quelli che fanno buone pratiche nel nostro territorio, significa far cambiare il loro atteggiamento, fargli vivere meglio, meglio in salute, promuovere la nostra economia, significa tanto. E allora quando io parlo di cibo, sostenibilità, territorio, sto parlando in realtà di un circuito assolutamente associato. Ecco che nel più piccolo ho creato questi percorsi, la giornata pastore. Bene, grazie per l'invito, Assessore, innanzitutto. La componente fondamentale di una food policy nei comuni, in particolare nel comune di Taranto, risiede proprio in chi il cibo lo produce. Oggi l'obiettivo principale è quello di raccontare le esperienze virtuose delle nostre imprese e dei nostri imprenditori tarantini, perché non solo va raccontato ma è prodotto il cibo, ma va anche tutelato e protetto. Noi come politica dobbiamo solamente raccogliere i suggerimenti, come appunto la collega era intervenuta prima, per poter poi far sì di produrre l'abito su misura alle esigenze tecniche, produttive ed organizzative delle singole imprese e comunque delle esigenze particolari degli imprenditori tarantini. Non voglio dilungarmi molto perché voglio passare la parola soprattutto a chi racconta veramente Taranto molto meglio di me. È una donna, una mamma, una giornalista formidabile, autrice di numerosi testi, racconta Taranto nel mondo, ma racconta soprattutto nei suoi testi le esperienze virtuose di imprese e associazioni, di una Taranto laboriosa e non di quella Taranto che ogni tanto si piange addosso. Quindi io passo la parola alla dottoressa Tiziana Grassi, che saluto e ringrazio per la sua presenza. Grazie a tutti voi presenti e preliminarmente desidero ringraziare prima di tutto l'assessore Di Santo, l'amica Laura, per questo invito a partecipare per il mio specifico professionale, quindi grazie davvero, e il consigliere Fiusco che mi ha così gentilmente introdotto, l'amico Giuseppe. Dunque, parto da una premessa. Avendo fatto per moltissimi anni giornalismo di servizio a Rai International, quindi creando ponti per gli italiani nel mondo, tra le due Italie, quindi un giornalismo di approfondimento che appunto crea senso di comunità, che in qualche modo, così come negli obiettivi dell'assessore Di Santo, che ha voluto fortemente questo momento di scambio e di focalizzazione, rientra nell'obiettivo 11 dell'agenda 2030, cioè città e comunità sostenibili. Quindi anche il giornalismo ha una funzione sociale che aiuta, feconda il senso di comunità. E questo tanto più è importante a Taranto, assessore, perché Taranto, come sappiamo, non solo è stata ostaggio troppo a lungo di una narrazione focalizzata prevalentemente, se non soprattutto e solo sulle ferite, e questo ha creato anche, ha fatto, come posso dire, ha introiettato nella nostra comunità un senso di implosione, quasi una scarsa fiducia in noi stessi, e ha oscurato tutte le bellezze materiali e immateriali che invece sono esistenti e sono numerose. Quindi, tornando alla presentazione di Giuseppe, effettivamente quello che io desidero fare, anche avendo scelto di ritornare a Taranto, che è stata una scelta sicuramente importante dopo 40 anni di vita a Roma, però sentivo il bisogno e il desiderio, anche condiviso con tutti noi concittadini, di fare una narrazione sistematica per
quello che riguarda appunto il bello e il buono che abbiamo. E quindi vengo al punto, perché in questi volumi forse scorrono delle immagini anche. Io ho voluto raccontare in maniera corale, partecipata e inclusiva quello che il territorio di Taranto e provincia esprime fortissimamente. Qui apriamo dopo di me autorevoli rappresentanti del mondo dell'impresa, dell'impresa sostenibile, e che quindi rientrano appunto anche tra gli altri obiettivi dell'Agenda 2030, non solo quello di città e comunità sostenibili. Se posso, Tiziana, intervenire, intervengo per descrivere e sicuramente dare il giusto valore, il giusto peso a quello che Tiziana è per il territorio, perché come ho detto all'inizio nei saluti, parte di quello che oggi si è realizzato con la collaborazione di Tiziana, e quindi ci tengo perché questi volumi che ognuno di noi dovrebbe leggere per toccare con mano quella che è la trasformazione del territorio, quello che noi tarantini diamo al territorio ed apportiamo al territorio. E non è per niente il titolo Taranto, storie di chi investe nella felicità del territorio, perché Tiziana ha voluto racchiudere in questi due volumi forse la storia di ogni tarantino, ma di ogni tarantino che con umiltà si affaccia al territorio e che quindi umilmente lo serve. E queste sono un po' le esperienze che ci sono a Taranto e che Taranto sta vivendo con questo momento di rinascita, di cambio di paradigma, perché deve cambiare la mentalità proprio dei cittadini, la mentalità di chi vive il territorio. E quindi un ringraziamento da parte mia va anche a Tiziana, perché con questo volume sicuramente ci ha fatto conoscere tante realtà. Io l'ho letto veramente con attenzione, ne sono protagonista, perché a un certo punto Tiziana ha detto no, devi scrivere, ma ho scritto come avvocato esperta in materia ambientale e non come assessore, quindi dando risalto a quello che io avevo fatto precedentemente. E quindi io, e oggi il mio ringraziamento va proprio a Tiziana Grassi. Grazie. Tra l'altro, proprio nelle considerazioni preliminari devo sottolineare il ruolo fondamentale di un assessore all'ambiente in questa città, perché è una sfida importante, una grande responsabilità, ma io dico anche è una grande opportunità per veramente affrontarla questa sfida abbracciando la complessità del nostro territorio, Laura, perché noi non amiamo i disfattisti, amiamo persone come qui oggi rappresentate che sul territorio vivono, si confrontano e sono seminatori di cambiamento sul campo, che sono delle parole evocative, non a caso le cito, seminatori di cambiamento e quindi generatori di felicità, perché appunto anche il senso di comunità penso che faccia parte di quella dimensione della felicità che io cerco di raccontare e che anche Giuseppe fa parte di questo volume, Giuseppe Fiusco, Luciano Carriero, tu, tutti voi. Allora, non siamo qui per caso, perché ci sono sicuramente dei valori comuni. E volevo dire, proprio nello specifico del giornalismo di servizio, soprattutto per quello che è lo specifico della nostra città, dove con gioia sono ritornata. Come dice Fra Francesco Zecca, che è il coordinatore del Centro per il Creato, per l'integrità del creato, raccontare, lo dice nel volume in apertura, raccontare e far esistere. E quindi, grazie anche a figure di riferimento come Enza Tomaselli, che ci aiuta a conoscere e ad amare quindi il nostro territorio, io ho potuto conoscere delle persone straordinarie come quelle qui presenti, anche Magda Di Leo, lo stesso Roberto De Giorgi. E allora è importante farle le cose, ma se poi, quindi con gli effetti benefici che hanno sul territorio e le ricadute, ma se poi non le raccontiamo è come quasi, permettetemi, è come se non esistessero. Quindi
Io credo molto nella comunicazione che crea ponti, no? A livello anche di filologico, mettere in comune. E quindi appunto l'obiettivo 11 è quello di città e comunità sostenibili. Noi tra l'altro dobbiamo recuperare, secondo me, sempre più, e già sta avvenendo, il senso di comunità. Perché noi ci siamo ritrovati nel passato, e io anche se ero a Roma comunque sono sempre stata qui presente, ci siamo ritrovati uniti sempre quasi nel lamento, nella critica, nelle cose negative. Oggi quello che io osservo e registro attraverso 400 storie di Tarantini, Taranto e provincia, è che siamo uniti guardando nella stessa direzione proattiva, propulsiva, non più soltanto uniti nel lamento o nel dolore della ferita, ma nell'impegno, come oggi appunto testimoniamo. Giusto solo perché queste immagini accompagnano un pochettino quello che anche sentiremo. Soggetti attivi, dicevo, seminatori di cambiamento, e quindi ci fanno rientrare in quella categoria che il professor De Gennaro dell'Università di Bari definisce la terapia dello stupore. Allora noi oggi, parlando di food sostenibile, Laura, parliamo anche molto di identità, parliamo di sapori, di profumi, di odori. Riconquistiamo dunque anche questa categoria dello stupore che ci permette di vivere non solo, non più, quei paesaggi delle sfumature di grigio che abbiamo avuto fuori e dentro di noi. Oggi quello che noi stiamo focalizzando anche attraverso delle testimonianze dirette, delle importanti storie, vedremo anche di grande coraggio, noi stiamo parlando di una visione multicolor a Taranto, che è fatta appunto di paesaggi, paesaggi come questi, che finalmente fanno parte del nostro presente e futuro, perché in questo volume, e chiudo, la cosa bella è che è stato poter raccontare davvero, per dire, le aule in giardino, piuttosto che il giardino di Rosa Antica, piuttosto che i boschi didattici, o l'urban, diciamo, il recupero dei terreni abbandonati, gli ortofemmini. E vediamo con gioia che ci sono bambini anche di 3 anni che sono sintonizzati con questi obiettivi, Laura, e quindi c'è la speranza concreta, e il giornalismo a questo deve servire. Una ritornante come me non può che accompagnare e, se possibile, anche sollecitare, incoraggiarci, vederci allo specchio e vedere che siamo tanta roba e siamo passati dall'io al noi, quindi a una visione di comunità. Quindi buon lavoro, Laura. Grazie.